Professore, quali sono le finalità di questo lavoro? Questo è un lavoro di ricerca storica che ho condotto sui documenti che sono riuscito a reperire, documenti d'archivio, di archivi privati, di archivi pubblici, del costituendo archivio storico comunale, dell'archivio della Cassa per il Mezzogiorno, un importante istituto che conserva dei documenti decisivi, per comprendere il periodo di cui mi sono occupato, ovvero il trentennio che va dagli anni 60 a tutti gli anni 80 della storia di Piedimonte Matese. Professore, di cosa tratta in sintesi il libro? Come dicevo, il libro si occupa della ricostruzione su dati, sulla base di documenti, della storia di questo trentennio da un punto di vista demografico, dal punto di vista della diffusione dell'istruzione, dell'alfabetizzazione, della costruzione di tutte le scuole che sono un patrimonio straordinario per la città di Piedimonte. Poi si occupa anche di ricostruire i caratteri dell'economia locale, in un momento appunto di transizione da un'economia premoderna ancora in un certo senso ad un'economia modernizzata. E poi ancora le trasformazioni urbanistiche anche della città di Piedimonte, che proprio in questo decennio, in questi decenni di cui mi sono occupato, sono state particolarmente significative ed impattanti. Ricordo soltanto per tutta, una per tutte, la trasformazione che è derivata dalla copertura del fiume Torano e dalla realizzazione dell'acquedotto campano che ha captato le acque della sorgente del Torano, cambiando in una maniera decisiva la immagine urbanistica della città. E dove potremmo trovare il libro in commercio? Il libro è rinvenibile in alcune edicole di Piedimonte, in alcune cartolibrerie di Piedimonte e poi è acquistabile anche online. È stato pubblicato da una casa editrice napoletana, La Valle del Tempo, che lo mette a disposizione anche sui propri siti online.